Giulio da Roma, ma bolognese e allo stesso tempo napoletano. Ah, regà, ma che cazzo siamo visti stasera? Oh? Cioè, napoletano prende, tira un calcio volante al tipo gli ha fatto fallo. Ma è impazzito, cioè. Osimhen, vabbè, Colone, sinceramente non era da giallo, ma poi sempre se fosse stato fallo, non mi pareva manco fallo. Comunque, regà, stiamo qui i cazzi quest'anno. Buon divertimento, io l'avevo detto, Osimhen mi pare scarso. Rimaniamo su questo punto di vista. Puntata numero 15 di Kvaraoke, podcast ufficiale di Napoli Operazione Sciatalgia. Io sono un cialtrone, Attilio, con me Andrea Ciao. e Peppe. Ciao ragazzi, ciao. Vabbè, Ciao. Puntata di Natale dopo Natale, cioè proprio siamo noi questo, cioè siamo Sì, noi. sì, sì, sì. Dice tutto di noi e della squadra per cui tifiamo. Cioè, il Cagliari. Esattamente, usciamo in totale ritardo. La Juve anche. Come nostra abitudine. La gente ci dice quando uscite questa puntata, ci domanda, ci chiede la puntata. Ma che cazzi nostri. Sono fatti miei, diceva Raz de Gan. Ma bando alle cialde, dove eravamo rimasti? Noi abbiamo lasciato. Noi ci siamo sentiti l'ultima volta prima della mirabile vittoria contro il Cagliari. Ad oggi l'ultima partita utile per il nostro caro Napoli, poco per il Cagliari. E dopo questa vittoria illusoria, poco convincente in ogni caso, arriva un'incredibile, clamorosa buca. Con la partita di Coppa Italia carica di turnover, ero a una cena aziendale. Hanno fatto bene a perdere. Ma 4-0, ancora mi fa Coppa Italia. Ancora mi fa Coppa Italia. Vai, no, mi hanno detto che Napoli così non è. Poi ho letto dappertutto che l'abbiamo persa quando sono entrati i titolari. Titolari che poi si sono confermati. Questa è la cosa alla Mazzarri. Si sono confermati a Roma facendosi cacciare. Il tipico turnover di Mazzarri. Jucam che scartine, poi quando tutto è perduto, facciamo trasi. Così per venire più panà, cioè per diamo capra e capo. Una volta al contrario, perché Mazzarri ci aveva abituato che perdevamo le partite con i panchinari in Europa, ma proprio con i panchinari in campo. Invece qua con i panchinari abbiamo giocato bene, ma sotto sui titolari abbiamo buscato. Quindi è Mazzarri nuovo questo, Mazzarri inedito. In pochi giorni abbiamo preso 6 gol da due formazioni laziali, ma non della Lazio. E dopo quella partita Mazzarri è andato a fare l'intervista alla conferenza stampa. E che succede? Mentre lui faceva l'intervista, la squadra se n'è andata lasciandolo a piedi e lui se n'è tornato in taxi. Ma io non ho capito se è vero, no? Ammutinamento 2.0, che si sta? No, facevamo l'intera società. Mamma, ho perso l'aereo. C'aveva da fare a Roma, c'aveva qualcosa a Roma. Che si fa a Roma? E che insomma, Mazzarri che deve fare? Si fanno tante cose a Roma. Una di queste cose che si fa a Roma è tifare per il Napoli. Clamorosamente, tutti quanti. Noi abbiamo uno dei nostri ascoltatori più affezionati, caro Giulio da Roma, ma in realtà non proprio da Roma. Giulio da Bologna, il romano che tifa Napoli. Buonasera Giulio. È il romano che tifa Napoli, sì, ho fatto proprio questo errore. Più che romano viterbese, però. Ah, incredibile. Siamo là. Ma dove sei, Giulio? Dove ci parli in questo momento? In questo momento sto per varcare il passo del Brennero, ragazzi. Ma stiamo andando. Per mettere ancora più confusione alle tue località. E ci andiamo a fare una sciatina per non così. Scusa, per non guardarmi la partita da qualche giorno. Ma scusami, ma ci sta la neve ancora nel mondo? Esiste ancora la neve? No, la neve non esiste, però mi hanno detto che hanno inventato un metodo per spararla sulle insomma, sì, chiaro. Senti, la neve non esiste più. Ci spieghi com'è possibile, perché tifi Napoli? Dai, facci sapere, facci capire. Perché tifo Napoli? Vabbè, mio padre è napoletano, mia madre è svizzera, dunque un connubio importantissimo che mi ha portato a tifare Napoli, ma in realtà perché io non amavo il calcio, poi da piccolo mio padre si è fatto, bello. Quando il Napoli è arrivato in Serie B si è fatto l'abbonamento a Sky Sport, io mi sono seduto vicino a lui sul divano e non mi sono più alzato. Vabbè, diciamo non amavi il calcio, quindi non amavi il calcio, quindi infatti per adesso hai un ottimo motivo. Per non amare il calcio, continuare a non amare il calcio e stare sul divano. Volersi male, va bene. Oh, ma mi sono visto Lavezzi, regà. Dopo che ho visto Lavezzi, a proposito di Lavezzi. Che gli succede a Lavezzi? L'hai visto come sta ora Lavezzi? Pure lui sul divano, ma ha cacciato. Il pocio si riprende, ma io ne sono sicuro. Si riprende? Se è sopravvissuto a Napoli 7 anni, sopravviverà pure a questo, dai. Sì. Senti un po', ma non c'hai amici romanisti, romani, che magari dicono ma che cazzo fai che ti tifi per il Napoli? O anche del Frosinone. Visto che ora va forte il Frosinone, il Viterbo, la Viterbese. Ti dicono mai niente, no?
No, no, della Roma e della Lazio un sacco, da quando so, da, cioè, da sempre, insomma, Lazio. Però sì, laziali per lo più, però pure romanisti, no, perché comunque quando ero piccolo io a scuola andavano tutti con le figurine di Totti, Totti ovunque. Ma pure io, lo sai, pure io. Sì, pure lui, trova pure Attilio. Io da bambino ti favo Roma, da bambino ti favo Roma, devo dire questa cosa. No, raga, no, ti fa Roma non giustifico, cioè è bello ogni come? Tanto. Ma come? Ma non giustifico, no, giustifico, pazzesco. Non è incredibile, è incredibile. Tutti gafoni. Sì, sì, infatti. Senti, ma Bologna, ma infatti tu in realtà però vivi a Bologna, giusto? Sì, vivo a Bologna, ho una situazione amorosa che mi ha portato qui in questo momento. Sei un uomo d'amore, senti, però un uomo d'amore che in realtà vive a Bologna nella fase più bella per lo sport di Bologna, esatto, no? Esatto, che ci c'è. Non me vedranno mai vedere Bologna, no? Sì, no, comunque non ha serietà questa cosa del Bologna. Senti, cioè, saranno Bologna pure quarti, no, ma non ce lo guardiamo mai perché non è serio. Quarto posto, quanto mettiamo il Bologna al quarto? Quanto mettiamo il Napoli al quarto posto? Fammi la percentuale. Ma raga, che domanda cattiva che mi state facendo. Dai, qua si fanno i pronostici e si azzeccano. Vai. Bologna, Napoli e Roma, fai la percentuale. Pure la Roma, dai. Allora, raga, io vi dico la verità. Secondo me, quest'anno il Napoli non ci va in Europa, proprio in Europa, manco in Conference, fuori, no, nona. Ma, raga, ma giochiamo troppo male. Io mi sono andato a vedere pure la Fiorentina quest'anno e se devo pensare livello, che quella squadra finisce sotto il Napoli è una presa in giro. No, sono d'accordo. No, non è possibile. Quindi Bologna quarto. Bologna, secondo me il Bologna quarto, no. Quindi, secondo me Roma qua. Perché Mourinho è uno schifoso. Ok, quindi in realtà sempre la magica quarta sotto vedi. Ma raga, ma io ho visto come hanno trattato i giocatori del Napoli, quelli giocano, non giocano a calcio, quelli giocano alla lotta libera. Sì, fanno pure bene. Cioè è una cosa mentale, capito? C'è una partita contro hai ragione. È come vedesse Ice White Shot, cioè non saprei come spiegarti. Capito? Un disastro. È tutta una cosa un dolore psicologica, cioè Politano è una persona correttissima che prende invece subito è andato fuori. Ma perché per lui era la partita dell'ex mai sbocciato, che è tipo cresciuto, la Roma, Politano, cresciuto nelle giovanili, non ha mai esordito in prima squadra e quindi c'ha chissà quante gliene hanno dette pure a lui, come a te all'elementare. Non ne stava azzeccando una e la frustrazione poi ha fatto il resto. Senti Giulio, noi ti salutiamo e ti auguriamo buone vacanze nel Brennero. Guida, vai piano, guida bene. Buone vacanze. E ci sentiamo presto, ciao. Salutaci Romano inneggiando al Napoli. Forza Napoli sempre, bella raga. Ciao. Vabbè, quindi strano questo. Sì, Forza Napoli sempre. Belli. Quindi Roma giusto. Quarta, giusto così. Anche Roma quarta, Bologna quinto, Fiorentina sesta, settimo Atalanta e ottavo il Monza che ci supererà la prossima, poi ne parleremo. E poi nono il Napoli fuori da ogni forma di coppa. Sì, ma meglio così. Dobbiamo rifondare, dobbiamo partire dalle ceneri. Non possiamo stare tipo in Europa Conference League. Dobbiamo partire dal nulla per ricominciare. E il nulla è proprio quello che stiamo provando in questi giorni. Di sconfitta continua, di addii di giocatori, di grande tristezza. Un Natale che da campioni d'Italia diciamo poteva essere un Natale. Massimo, ciao Elmas. Insomma, è partita via la fuga. È partita la fuga, se ne va Elmas, se ne andranno altri a brevissimo. I topi che abbandonano la nave, no? Esattamente. Un Natale da campioni d'Italia che poteva essere molto più allegro e che invece di rara tristezza, di rara mestizia. E noi cercheremo in questo momento di analizzare un po' le ragioni di questo dolore. E abbiamo con noi il dottor Angelo Izzo, psicologo. Dottor Angelo Izzo che risponderà. È psicologo, certo. Risponderà a noi a alcune domande importanti. Chi siamo? Cosa stiamo facendo? Perché è successo tutto questo? È stata vera gioia? Angelo Izzo. Parliamone col dottore. Pronto? Dottor Izzo, dottore. Buonasera. Angelo Izzo. Buonasera, dottor Angelo. Voi siete la radio. Siamo siamo della radio. La chiamiamo in merito un po' a un capire che ci succede, a un disagio. Cosa posso fare per voi? Vorremmo capire come affrontare quest'anno, cioè questo campionato. Non sappiamo come predisporci, cosa aspettarci. E perché noi abbiamo avuto una grande gioia nei mesi scorsi. Questa cosa dello scudetto avrà sentito e poi. Insomma, c'è stato un tracollo inaspettato da parte dei giocatori, dei tifosi.
curiosi, ho aspettato. Comunque, insomma, noi aspettiamo. Siamo tutti siamo tutti veramente pieni di disagio. Che dobbiamo fare? Il dolore è profondo, il dolore è profondo nostro, ma nell'anima dei calciatori c'è un dolore altrettanto profondo. Ma perché? Da dove viene questo dolore dei ragazzi? Questi hanno vinto. Perché? Sono ragazzi giovani, nel pieno degli anni, guadagnano tanto. Ricorrerò a due concetti essenziali, no, all'interno delle logiche del fallimento. Il parricidio. Padre, chi sarebbe da chi è il padre? Ovviamente il padre di cui parlo, a cui faccio riferimento, è papà Spalletti. Si è eliminato da solo, ci ha abbandonato, quindi è una questione d'abbandono. Non è esattamente così, perché certamente c'è la realtà concreta. Spalletti è andato via, ha firmato per la nazionale, ma c'è poi una realtà psichica. Adesso mi perdonerete, ma mi calo. Non se n'è mai andato, quindi siamo in un vortice complicato. Chi non riesce appunto a cancellare, chi non riesce a cannibalizzare, va incontro al fallimento, perché non porta più dentro di sé il padre potente, perché l'ha perso, però non trova neanche nella realtà esterna un surrogato. Mazzarri in questo caso dovrebbe essere Mazzarri, Garcia sono surrogati, quindi inaccettabili. Scadenti per competenza oppure per limiti caratteriali, perché noi vogliamo bene a Mazzarri, ma è un personaggio anche lui molto nevrotico, no? Quindi forse non era il caso. Anzi, abbastanza divorante. Ma quindi, se noi non riusciamo a fare questo parricidio, che cosa ci aspetta? Abbiamo alternative da mo a giugno. L'alternativa al baratro, allo sfacelo di questi giorni, è il mercato. Secondo me, è il mercato, perché bisogna prendere nuovamente, come è stato fatto con Kvara Kvim l'anno scorso, bisogna prendere persone che non siano legate a doppio filo, con un passato economicamente. Dottore, ma c'è il rischio poi di esporsi ad una ulteriore disillusione se poi questo mercato di riparazione non dovesse... Magari compriamo il nuovo Nathan, che appunto si rivela per essere un nuovo Nathan. No, è il calcolo delle probabilità. Secondo me ci sono in questo momento più probabilità di prendere persone perlomeno meno disagiate dal punto di vista psichico. Certo, che è gente che non ha vissuto questo grande... Quindi cambiamoli tutti, portiamo persone che non abbiano mai vissuto lo scudetto e che quindi siano libere di poter vincere il loro primo scudetto, effettivamente. Esatto, ma anche il loro scudetto personale, anche persone che sentano di poter sorpassare, no, se stesse, perché il Napoli di questo momento non sente più di poter superare se stesso, non riesce a superare se stesso e ad estinguere il debito simbolico contratto nei confronti di questo idealizzatissimo papà Spalletti, e non sente di poterlo tradire. Chiarissimo, per me è chiaro, tragicamente chiaro e semplice. Proprio così, a me sembra stia parlando proprio di me più che no, infatti, ma noi infatti siamo questi. Va bene, dottor Angelo Izzo, la ringraziamo dottor Izzo, buona serata. Grazie. Arrivederci, buon lavoro. Grazie, a presto. Io farei un applauso. Grazie. Un applauso al dottor Izzo. Io sono scosso, non so se riesco a continuare questa puntata, cioè mi sento un po', cioè, come se mi avesse sondato proprio dentro. Mi sento se mi avessero scavato proprio dentro. Certo, ho capito. Intanto noi qua stiamo parlando di piccole cose come la nostra squadra, no, come il Napoli, ma in realtà il calcio sta subendo una scossa dalle fondamenta, no? Abbiamo sentito il nostro presidentissimo fare un'intervista piena di grandi emozioni, in cui annunciava, oltre alla cessione di Elmas, storiacce su Garcia, avrebbe voluto licenziarlo già il giorno stesso. Come è giunto lì. Se avessi saputo che era juventino, me ne sarei liberato prima. Col senno di poi. Zelischi è polacco e non gli piace, gli piace la nebbia, e quindi se ne andrà là. Ne ha dette un po'. Insomma, ne ha dette varie, ma la cosa più forse attuale fra quelle di cui ha parlato De Laurentiis è la partecipazione, l'adesione eventuale del Napoli a questa Superlega, che ricordiamo in questo momento conta solo Barcellona, Real Madrid e eventualmente il Napoli. Esatto, in questo momento sono queste tre squadre. Ricordate quando eravamo piccoli che si parlava di questa Superlega come hai visto come sarebbe organizzata? Sarebbe praticamente tre leghe di non so quante squadre, comunque parecchie squadre, 64, 20.000 leghe. Esatto, tipo si chiama la Lega Blu, la Lega Gold, la Lega Star, Pokémon, praticamente Pokémon, c'è una scelta di naming veramente discutibile. Ma in realtà De Laurentiis l'ha rilanciata con un'altra idea, cioè la Lega Elite.
in cui la E sta per... Io lo farei, presidente di questa Liga Elite, solo di città grandi come Bari, Palermo ovviamente, e non di città piccolissime. Lui chiaramente faceva riferimento al Frosinone due giorni dopo aver preso 4 palloni. Ma scusate, però il fatto che poi molti club stanno snobbando questa, Superliga come... Cioè, no, beh, per ora siamo in attesa, cerchiamo di capire un attimo cosa succederà. Infatti, perché in realtà tutto questo casino è figlio di una sentenza della Corte Europea. Certo. Vediamo che cosa è successo. È una sentenza che non si è capito, che io non sono, non ho idea. Ma nemmeno io, e per questo chiameremo l'unico uomo che può aiutarci. Il cialtrone. L'avvocato del diavolo. Avvocato. Avvocato, buon Natale, avvocato. Buonasera, buon Natale a tutti voi. Allora, come gongola sto cialtrone. Avvocato, lei dove si trova in questo momento e soprattutto che cosa ha fatto in questi giorni in cui non ci siamo sentiti? Qui si lavora, abbiamo soprattutto scoperto qual è la nuova frontiera del business per noi avvocati. Qual è? Avvocato, ci dica, dai. Stavolta. Ma non vedete, ormai è tutto che gira attorno alle intermediazioni tra club, società, giocatori. Ho finito il mio tour europeo e ho anche portato nuovo talento per il Napoli. E chi è il Napoli? Abbiamo pescato un giovane e talento emergente dal Belgio che si chiama Arthur Peters e lo stiamo per proporre al Napoli. Ha un bel Peters. Mancino, 1,78 ma la 5 kg, 52 anni. Ma che sta dicendo? Perché è un magazziniere, non è un calciatore. Anche lei ce la costarace, chiaramente. Il primo o poi andrà in pensione. Noi partiamo dallo staff e poi a poco addio caffè napoletano e dentro giustamente una bella cioccolata calda. Avvocato, parliamo di cose serie. Ci spiega un po' sta Superliga. Che è successo alla Corte Europea? Cosa fa? Ma voi come al solito pensate alla realtà come se fosse qualcosa di serio, di importante. Mai fatto in vita mia questa cosa. Però. La sentenza della Corte di Giustizia ha semplicemente detto che la FIFA, l'UEFA, insomma in generale, queste federazioni qui non possono avere potere decisionale sulla possibilità di autorizzare la nascita di altre competizioni. Questo non mi sembra una cosa da poco. Tanto saranno i club a tirarsi indietro per motivazioni extra Superlega, e vedrete che se nascerà sarà con l'aiuto delle squadre arabe, degli emiri, cioè di chi ha dei soldi da investire, dello sport. Mica poco, quelli possono comprarsi quello che vogliono, anche domani possono comprarsi anche noi se vogliono. Noi aspettiamo di essere acquistati, siamo in vendita tutti. Voi avete ancora tutta questa voglia di guardare la Serie A? Mai avuta. Allora noi dobbiamo guardare all'extra calcio adesso, perché il nostro grande presidente De Laurentiis, Aurelio, per qualsiasi cosa, se hai bisogno a disposizione. Ma non faccio il cialtrone. Perché De Laurentiis vi ha riportato Mazzarri? Perché a lui del campo non interessa, gli interessa di tutto quello che c'è prima e dopo la partita, lo spettacolo. Per noi avvocati che creiamo linee difensive, Mazzarri è maestro vero, continua a dire: io non voglio più cercare scuse, non lo fa lui, lo fanno quelli attorno, e un giorno fanno uscire la notizia che aveva la febbre alta proprio in concomitanza di una partita persa, e un'altra volta c'è l'arbitro. Quindi che è una società che sostiene l'allenatore, l'allenatore perché non sostiene la squadra. Ma che disastro che sta succedendo. Ha detto la prima cosa, è una cosa interessante.
Va bene, avvocato, noi la salutiamo, grazie, le auguriamo buon proseguimento, buon proseguimento di serata, buon anno, di ferie, buon anno. Parate botti, lanciate cose dal balcone, perché così poi a inizio anno per il danno, per le denunce, certo, ci vediamo in tribunale. Giù, attacca. Ma andiamo avanti questa serata clamorosa. In cui abbiamo scoperto che la società non supporta la squadra, ma supporta gli alibi degli allenatori, in cui noi stessi siamo un po' distrutti. Ma non c'è solamente, non c'è cesso di parlare. Cessi la banda. La banda, diceva Totò. Ma noi abbiamo con noi un amico qua che ci è venuto a trovare, che non è propriamente tifoso del Napoli, ma tifa, diciamo, la squadra più importante del Napoli, che è la squadra per la quale tifiamo, che sarebbe la Salernitana. La Salernitana, una squadra campana di grande pregio, di grande rilievo, che qualche mese fa peraltro ci ha fatto perdere lo scudetto. E noi ne parliamo con il nostro amico Livio da Salerno. Livio, ciao, buonasera, come stai? Bene, l'arrivo di Sabatini ha reso il Natale molto più allegro per noi. Beh, bellissimo Sabatini. Cioè, Sabatini è veramente, guarda, io veramente la tifo Salernitana per tutto il resto della stagione. E voi avete finalmente un dirigente serio che vi motiva, che vi dà un orizzonte, anche se siete ultimi in classifica, un orizzonte che noi del Napoli non riusciamo a trovare più. Sì, sì, ma ci credi, cioè, che Sabatini ci porta qualcosa? Assolutamente, comunque Sabatini è stato capace l'anno scorso, ci è data la migliore soddisfazione che potevamo avere con il pareggio al San Paolo. Comunque si sta parlando di Mazzocchi a Napoli. Io ci credo, perché a me piace Mazzocchi. Secondo te al posto di Lorenzo lo vedo bene. Come Mazzocchi? Ma io sono contento di Sabatini, proprio perché secondo me non vo pigliato, perché di Lorenzo è da caccia esordi, cioè non voglio per euro. Ma come, pure voi a Salerno dite questa cosa? Ma è buono Mazzocchi. Mazzocchi fa la nazionale, il giocatore, quello è Pippo Inzaghi, che non capisce niente. Pinzaghi è vero, com'è? Vi piace? Non capisci, non ti piace Pippo Inzaghi? Ma noi a Salerno pigliamo sempre frate scemo, penso. Ma come? No. Ma quello era un grande campione. Dovevate prendere il fratello di Paolo Sousa, Isaghiera. Infatti. Giovanni Sousa. Io stavo pensando una cosa sulla Salernitana. Io avevo pensato sempre da quando è arrivato Iervolino, che secondo me Iervolino vuole fare primo passo Salernitana, secondo passo Napoli. Che ha fatto, si è avvicinato alla Campania prendendosi la Salernitana e poi solo piglio Napoli. Secondo te questa cosa è plausibile? Io da persona di Salerno posso solo dire che mi auguro un altro Iervolino a Napoli. certo, è chiaro. Senti, ma secondo te è più facile si salvi la Salernitana o che il Napoli arrivi quarto? Che si salvi la Salernitana, per forza. Io ci ho pensato così. Ma non era ovvio. È una domanda stupida proprio. Tu ora sei venuto a Napoli, sei qui ospite da noi. È un Natale in cui, come hai trovato la città rispetto un po' allo splendore delle luci di Salerno? Vabbè, io quando vengo qua comunque vengo con uno spirito tranquillo, perché so che vengo in un posto comunque più caotico, con meno civiltà, quindi il vero capoluogo. Grazie Livio, grazie per essere venuto qui. Vieni con noi, vieni a trovare quando vuoi, e forza Salernitano, no? Vai, c'è Masalva, forza sempre. Salerno. Mac te animo. Vai De Luca. Ciao. Vabbè, dopo aver fatto outing sulla Salernitana, insomma, abbiamo finalmente ospitato un'altra realtà. Quante squadre tifiamo adesso? Un sacco. Juve, Cagliari, Salernitana. Ci manca solo il Monza. Ci manca solo il Monza, esattamente. Ci manca solo il Monza e ce l'abbiamo. Il Monza. Approcceremo a breve a questa partita. Abbiamo praticamente la squadra disastrata. Non abbiamo, a parte le espulsioni di Osimhen e Politano, non abbiamo a quanto pare Lobotka, non abbiamo nada, è danno disastro. Grave. È uscito il video in cui gioca a FIFA col braccio rischia addirittura l'operazione, che volevano non operarlo, ma a quanto pare rischia l'operazione. Anche Zielinski un po' a mezzo servizio. Comunque abbiamo Elmas è andato via, Zanoli sta per andare via, Demegetano, insomma, potremmo giocare con Zerbin titolare, quindi si preannuncia una partita incredibile. Tra l'altro un sogno, tra l'altro voi sarete allo stadio, forse? Sì, io sono allo stadio. Purtroppo non sono riuscito a vendermi il biglietto. Purtroppo ho l'abbonamento, quindi sono costretto in qualche modo. Ma di grandi apparizioni del Monza al San Paolo ce ne sono state nella storia non tanto recente, ma delle apparizioni fondamentali che ci ricorderà la nostra memoria storica. Marco Cardito. Chiamiamo Marco, vai.
Devi andare tu. Sì, sì. Che hai visto il diavolo? Ma sta studiando. No, sta studiando. Pronto? Ah, eccolo. Marco. Attilio, amico mio. Che bel Natale che abbiamo passato. Sì, 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 siamo contentissimi. Favoloso, guarda, un Natale splendido. Ti dico, Marco, noi qua abbiamo deciso che, insomma, non abbiamo più né l'ambizione ma né la voglia di provare a qualificarci in Champions League, ma in generale in Europa. Vogliamo dignitosamente terminare, insomma, vogliamo terminare questo campionato e ricominciare dalle ceneri. Non so tu come la vedi. Beh sì, secondo me sarebbe meraviglioso, piuttosto che, insomma, partecipare a quelle coppe farlocche che vengono proposte di tanto in tanto, tipo la Coppa Italia, l'UEFA. Cioè, diamo spazio a squadre tipo il Bologna, che sì, sono contentissimo. Il Bologna se lo sta prendendo lo spazio, adesso, Rosinone, e adesso se lo la prende, Cremonese, e adesso se lo prende anche il Monza. Pure il Monza, perché no? Facciamo questo regalo a Silvio che ci ha lasciato. Certo, un altro regalo a Silvio. Il Monza che viene a San Paolo non può non riportarci a Maradona, scusami, non può non riportarci a quando il Monza invece andava al San Paolo. Pochi precedenti, però, precedenti pregni di... Pregni proprio di, non lo so, tristezza, squallore, orrore, mestizia. Sì, nella stagione della promozione in Serie A, che forse io penso che possiamo essere tutti d'accordo, è una delle stagioni più belle della nostra vita, sì, da quando seguiamo il Napoli. Sì, certo. Meglio dello scudetto. E quel 2-2 in cui, se uno va a rivedere gli highlights, vediamo questo gol da centrocampo praticamente del Monza. Certo, con io ero allo stadio. Autogol, gol da centrocampo non inquadrato, perché le telecamere se lo persero. Esatto. Sì, chiaro, esatto. E Bandieri, che insomma grande, è famoso soprattutto per questa. Fu in grado di prendere due gol dal Monza tristissimo dell'epoca, no? Mentre il Napoli veleggiava verso la promozione. La promozione, poi dopo, adesso io quella stagione ero piccolino, però ricordo che fu l'ascesa di Nando Coppola. Che sì, dopo 5 gol a Treviso presi da Bandieri, Novellino cacciò Bandieri e prese Nando Coppola, e fu un grande portiere. Ma che poi Coppola, se non ricordo male, anzi, Coppola finì la sua carriera nel Napoli dopo una pessima partita proprio contro chi? Contro il Bologna. Sempre 5 gol, sempre sì, 5 contro gol. Contro il Bologna. Bologna che però se lo prese. Sì, esatto. Sì, però insomma è ricordato con affetto proprio perché fu il portiere, diciamo, della promozione. Sì, sì, io ricordo che gli fu consegnato il tapiro d'oro da Staffelli mentre impacchettava le sue cose per andare a Bologna. All'epoca prendere un tapiro d'oro era praticamente una condanna a morte. Sì, infatti, i tempi d'oro di Antonio Ricci. Infatti, è di suo fratello Lionel. Senti, ma la prossima partita contro il Monza come la vedi, Marco? Ma allora, noi intanto dobbiamo avere un primo obiettivo, e cioè trovare 11 giocatori. Abbiamo accennato a questa cosa. Si diceva 11 leoni, no? Bastano 11. Sì, questa partita tra l'altro è fondamentale perché ad oggi si è ventilata, diciamo, l'ipotesi di giocare con la difesa a 3. Esatto. Finalmente. Attenzione. Marco, facci la formazione. Allora, Meretti in porta. Sì. Secondo me la difesa a 3 si potrebbe introdurre perché, a quanto avevo capito, sia Lobotka ma anche Zielinski non sono proprio in formissima, quindi c'è questa ipotesi di centrocampo a 2 e con la difesa a 3 Østigard, Ramani, Juan Jesus, Madonna, grande, bellissimo. Esterni di Lorenzo e Mario Rui, al centro Anguissa o quel che ne rimane, e Kajust o Zielinski, poi questo si deve vedere un po' come stanno. E poi però io qui adesso mi sorge un dubbio, perché avevo letto da Sky che Raspadori è in vantaggio nel ballottaggio rispetto a Simeone, perché è un po' acciaccato Simeone a quanto pare. Esatto. E quindi mi chiedo, ma è il momento di Lindstrom? Perché è tornato. Attenzione, in gruppo. Anche lui ha giocato. No, Lindstrom c'è, non c'è. È tornato in gruppo. Okay, in gruppo. Quindi adesso bisogna sempre vedere come ora disporsi. Ma eventualmente cioè bisogna un attimo capire chi può giocare in attacco. Perché questi sono i massi, avendo praticamente tutti squalificati o già, insomma, azzoppati. A me sembra di vivere un sogno. Vabbè, quindi insomma, finalmente una formazione mazzarriana di fronte al baratro di un Monza che ne viene da alcune sconfitte, quindi gagliardissimo il fenomeno Colpani, l'eredità di Berlusconi, tutto perfetto. Pronostico. Su Colpani io voglio dire una cosa, nel senso, lui quest'anno ha segnato 6 gol. Colpani però... meglio di Kvaratskhelia, questo vuol dire. Vabbè, ma questo è il minimo.
ricordiamoci sempre, anche qua non voglio ripetere un'altra volta, ma Colpani il figlioccio di Berlusconi, sì, cioè insomma no, è praticamente la sua, il suo testamento in campo calcistico, quindi siamo non possiamo che soccombere. Stavi dicendo, no, siamo che essere devoti. Soprattutto volevo dire che Colpani fino ad ora ha segnato 6 gol in stagione, ma tutti in casa, quindi tutti appunto nello stadio del Monza. Quale occasione migliore? E quale occasione migliore per ribaltare in una stagione in cui tutto viene sfatato, si può anche sfatare questa cosa. Ok, quindi Colpani marcatore, poi Colpani a gli altri. Pur tuttavia, io dico che Colpani è marcatore, ma il Napoli 2 ne fa. Quindi 2-1. E quindi secondo me segnerà Spadori, perché penso che insomma cioè lui comunque adesso senza Osimhen per un mese praticamente dovrà portarsi la squadra sulle spalle insieme a Kvara. Lui si esalta molto e quando l'ha fatto in quel periodo di Garcia è stato uno dei più vero, quando Osimhen al proprio non c'è si esalta, è vero, quindi la Spadori ne fa uno, l'altro chi lo fa? Ma secondo me potrebbe farlo Di Lorenzo in quella posizione, dopo una partita il capitano in quella posizione nuova che secondo me comunque gli si addice, cioè ci potrebbe stare. Ma ci sono precedenti di partite dopo la pausa natalizia, cioè dopo proprio il giorno di Natale con i giocatori ancora con la panza? Abbiamo abbruscato. Una partita che ha cambiato un po' il calcio italiano, perché la prima volta e l'unica volta che il calcio italiano ha provato a giocare a Santo Stefano è stato un Inter-Napoli 1-0. Una partita è rimasta alla storia perché è morto un tifoso dell'Inter. Ah, certo, chiaro. E da quel momento, siccome hanno detto no, a Santo Stefano non si può più giocare, non è andata benissimo. Sì, certo, sì, chiaro. Sul Boxing Day, certo. Sì, sì. E poi no, un'altra partita che ci tengo molto perché è diventata una delle partite meme, diciamo, della storia del calcio Napoli, è Crotone-Napoli 0-1. Mertens a Crotone, quella era dopo la Natale. Ed esattamente la partita di Mertens a Crotone. Bellissima. E Mertens a Crotone, che devo dire la verità, forse uno dei momenti in cui ho più amato Albino nella mia vita. Sì, sì, e quindi sì, da poco l'Italia ha deciso, il campionato italiano ha deciso di giocare in questo periodo, che tra l'altro non capisco perché no, visto che è uno dei periodi in cui la gente è più disposta a cacciare i soldi. E infatti li hanno cacciati per questo incredibile Napoli-Monza, questo imperdibile Napoli-Monza, abbiamo due qui con noi. Benissimo Marco, che dire, Marco, grazie di tutto, buona serata e buon proseguimento di feste, ma soprattutto buon Napoli-Monza, forza Colpani. Forse Colpani, sì. Grazie ragazzi e ci rivediamo nel 2024. Auguri, auguri. Grazie subito, qua abbiamo parlato di botti inesplosi, infatti. Ridicolo, esatto. Io pensavo che sta nel 2007 ancora. Ciao Marco. Ciao Marco. Ciao ragazzi, un abbraccio. Ciao. Vabbè, quindi si vince. Quindi si vince. Chissà, che speriamo, insomma, di no. Speriamo di no. Sì, perché dobbiamo rifondire. Dobbiamo rifondare. Abbiamo detto. Rifondare. Quindi dobbiamo fallire. Affondare per rifondare. Fallire per vincere. Per sì, è dalle ceneri che nascono le fenici. Speriamo di essere tanto felici. Esatto. Scusateci. Ancora. Scusateci. Forse Napoli. Forse Napoli. Ma sinceramente, se a voi chiedessero se preferite un vecchio panettone ammuffito di 10 anni o un pandoro con la crema al limone nella splendida cornice della costiera amalfitana, voi che cosa avreste risposto? E dispiace per come sta andando il prosieguo della stagione del Napoli, ma come dite voi nella vostra città, il tempo è galantuomo.